Allora, vi volevo dire una cosa, no, ma scherzo, vi volevo dire una cosa, chi mi segue su Facebook o anche su Instagram, io ho detto che sto bloccata con la schiena e se oggi io sono qui a girare questo video è perché Michele mi ha fatto un punturone così grosso. Riesco a sotto l'effetto, riesco a star seduta perché io sto praticamente quasi sempre stesa, allettata. Le pasticche che ho preso fino adesso non mi hanno fatto bene se non nel lasso della durata, no? Come si dice, Maria? Del giorno, della settimana. Ma state zitta del ma fatto effetto, ecco, quando faceva effetto la pasticca io riuscivo a mi deambulavo bene, quando l'effetto finiva comunque non riuscivo a stare nemmeno seduta. Mi sono messa la crema questa qui della Sienne, della calendula, che è buonissima. Io questa qua la voglio utilizzare anche per altri usi, perché la calendula è buonissima anche per le scottature di cerica. Che cosa stai dicendo? Che video è? Allora, io come al solito. No, vi volevo dire una cosa, che andrà in onda questo video e ne andrà in onda un altro che avevo girato precedentemente in mal di testa. Sì, mal di testa. È il cervello che deficita. E mi augura pure il gatto. Il cippo. Il cippo. Sta zitta, Giulia. Mal di schiena, ecco, era un video che avevo fatto degli acquisti al Risparmio Casa ed era un video precedente al mal di schiena, quindi uno può dire che una volta ti fa male la schiena, a volte no. No, questo è nuovo, oggi è il 10. È il 10 oggi? Ah, ma mi sa sì. Il 10 di aprile, praticamente poi andrei in vabbè. È un casotto, ecco, quel video può essere che lo mando prima, insomma, c'ho mal di schiena, ecco, io passerò la Pasqua con mal di schiena, quindi qualsiasi video uno possa vedere da questo momento in poi è mal di schiena. Allora, se mia figlia oggi è qui è perché, diciamo, è guarita, ecco, diciamo, un po' debole ancora, stiamo facendo la cura ricostituente. E, è un po' inappetente, sta sbrodolina e quindi dobbiamo un attimino fermarci e vedere perché sto video. Abbo. Beh, no, cioè, lo sappiamo noi perché. Allora, io parlo sotto l'effetto della puntura, quindi vaneggerò, però ve volevo fare. Aia, no, tanti giri non è che li posso fare, devo stare attenta a come mi muovo questo. Stupendo, quindi Color, rosa, tutto giallo, è azzurro, azzurro, stupendo. lilla, verde. Questo è un pacco che mi è arrivato da Valentina. Il bene, Valentina, tanto grande tesoro, lo sai. Diciamo che in questo momento qui, per me è un po' delicato ricevere questo regalo. Mi ha proprio riempita, cioè, ho pianto, ma tanto Valentina lo sapeva, nel pacco mi ci ha messo pure i fazzoletti. Sono avvantaggiata, Si è non si sa avvantaggiata. mai. E quindi ha messo pure questo. Quindi adesso vediamo che cosa, a parte il fatto che Valentina è bravissima, Vale, se non te apri il canale YouTube, vengo io a Roma, te lo faccio aprire, poi me ne vado via, capito? Però dobbiamo che ci organizziamo, amore mio, perché se no che facciamo? Che facciamo, tesoro? Allora, alcune cose sono state aperte, altre no, e tante le apriamo insieme adesso, vero mammina? No, perché mi ha spedito un pacco pieno, ma proprio pieno, che più pieno non si può. Quindi adesso facciamo che, cioè, rimaniamo così, però apriamo un attimo al gatto. Abbiamo aperto al gatto che sta mangiando e adesso rovescio sul tavolo perché le cose sono tantissime. Eccole qua. Sono
sono tantissime, quindi piano piano le andiamo a spacchettare. Sì. Ok. Prima di tutto però io volevo far vedere quanto è brava Valentina. Allora, questo è per tutta la famiglia, cioè questo l'ha fatto lei, guardate che meraviglia. L'hai fatto tu, sei bravissima. È fatto Valentina ed è brava lei, Valentina, e l'altra Valentina di Gubbio. Un bacio pure a te tesoro. Sono bellissime queste cose, sono stupende, questa l'ha fatto lei. Proprio brava, brava, brava. Queste sono cose che a me fanno impazzire, perché proprio, vedete che meraviglia. Oh, vabbè, stupende queste cose, sono bellissime. A parte questi adesivi, sono un amore. Dentro ve lo faccio vedere, ecco, così a distanza. Vedete, tipo quadretto, e intorno c'è scritto. È stupendo questo. E questo per me, no, è bravissima, guarda, è bravissima. Allora, il biglietto ovviamente è una cosa privata, ma io volevo far vedere come aveva fatto. Guardate che brava che è. È bravissima. Guarda qua, questo ha fatto con la timbrata. È bravissima, mo, sei bravissima, stupendo. Questo è cartoncino attaccato a un altro cartoncino, cioè... Non vi posso far vedere, dentro c'è comunque il biglietto, vedete, c'è il biglietto dentro e lei ci ha fatto tutta la cornice. È stupendo, è una cosa nostra, vale, cioè sti biglietti sono la fine del mondo. Mara, che bello, ma sei bravissima. È bravissima, vale, l'amore mio, bravissima. Ho due Valentine artiste. Poi facciamo questo. Questo c'è scritto per Erika. Cioè, come faceva a non mandartelo per tutte e due le cose? Io non capivo, dico, ma com'è sta cosa? Com'è sta cosa? Sono andata ad aprire. Oh, mamma mia, guarda che m'ha spedito! Giulia, passa la forbice a mamma tua. No, vabbè, è il pony a unicorno. È la fine del mondo questo qui. Di My Little Pony. Sì, dell'Happy Meal di... del McDonald's. E questo qui, special modo, che è stupendo... Ah, con sé il diario. No, guardate che bello. Troppe carine. Poi l'unicorno si mette qua sopra. Ah, si mette lì sopra? Sì, e si gira, si apre il diario e voilà. Ma tu state buona che questa è roba mia. Hai capito, Maria? Ti devo aiutare. Allora, questo con l'unicorno è viola. E quindi che ve lo dica, fa lilla. È stupendo. Questo va messo praticamente qui. Che non si mette manco a morire. Dove, ah, perché dove ci sono i busci, eccolo qua, è stupendo. E la cosa carina veramente è che comunque c'è il diario qui. E come si apre il diario? Così. Lo sai tu. Aspetta. Maria, ah, oh, sì, ho capito. Ma che fai, mettivi la mano davanti per non far vedere? Cioè, io non lo so, siamo arrivati a un punto di non ritorno. Beh. Ah, carino. Cioè, tu devi girare quello sia. Ah, che carino! È puccioso. Troppo bello. Carino dietro, è lei. E lei chi? Ah, beh, certo, è l'unico. Che carina sta cosetta, che poi la apri con il l'unicorno. E poi se io... Oh, che amore, queste cose! Troppo carino. Al posto del lucchetto, che carino che è, troppo carina e simpatica sta cosa. Porta fortuna, porta fortuna. E in virtù di questo, sta puzzona c'ha scritto per Giulia, così mamma non ti ruba le cose. Ah, 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 scherzo, sì, certo, forse mi conoscono, eh. Ta-da! Anche a te, bambina, l'ha regalato. Yay! Quindi proprio stupenda sta cosa. Sì, allora, una volta siamo andati al McDonald's. Grazie. E avevamo preso l'Happy Meal a lei. È bellissimo. Della merenda, della colazione praticamente. Questo, mamma, te li ha un po' pericoloso così. Che carino. E c'era il pony, quello bianco. Mamma, la coda la lasciamo così? No, no, è lì, mamma. E c'era il pony questo qui. Qual era il pony che hai trovato? Ah, questo qui,
con il pettine e diceva: mamma, quanto sarebbe bello questo qua con... Io ho fatto: senti Giulia, non è che mo tutte le volte andiamo al McDonald's per prendere, perché a lei sta storia del diario le piaceva tantissimo, e adesso te l'ha regalato Vale. Quindi un bacio, tesoro, proprio bello. È bellissimo, grazie, ma grazie mille. Poi da scegliere uno per te e uno per Giulia. Quindi andiamo ad aprire sto popò. Fatto il fatto che alla fine del video metterò com'erano i pacchetti, perché alcune cose sono state aperte e quindi ho fatto la foto di tutti i pacchetti. Ma cos'è? Cos'è? Che bello! Aspetta, l'inglese. Bellissimo! Io ho un grande giorno. Io ho un grande giorno. Bellissimo. Solo questo con la casetta e questo qui fatto con... No, vabbè, che Tu meraviglia, quale mo. prendi? Guarda, dopo lo decidiamo, mamma. Adesso facciamolo vedere qui tranquillamente. Come se... Eccoci qua. Ne apriamo uno, eh. Per l'altro suppongo sia... Che bello, mo. Senti che bello come liscio. Sto colore è stupendo. Non è beige. Wow, che bello, c'ha proprio tutti i puntini qua, proprio Cos'è il bellissimo. metro? Ma cos'è? È il Ma metro? che metro, no? È fatto che qua ci scrivi la data, capito? Che bello, no? Vabbè, È stupendo, è bellissimo. stupendo. Io mi prendo questa, Maria. Ma E infatti io volevo questo. tu volevi quello? No, questo mi piace tanto, amore, bellissimo. Stupendo, Stupendo. Poi stupendo. una cosa che mi è piaciuta tantissimo per Erika, a parte il fatto come è confezionata sta roba, è stupenda, è bellissima. Ma no? Mi ha spedito tutti i campioncini della Yves Rocher. Lei la faceva la Yves Rocher e c'aveva tutti questi campioncini. Mi ha detto: provane qualcuno. Allora, tante persone lo sanno, tante no. Io ho preso a fare Avon, ma a uso personale. E mi piace molto, diciamo, come qualità-prezzo. Diciamo che non ho ancora ordinato niente, perché mi sono presa il tempo di studiarmi bene le cose, perché il mio non era un comprare pur di, anche perché comunque gli ordini con Avon partono da 50 euro, quindi non è che io tutti i mesi spendo 50 euro di roba, e la roba adesso ce l'avevo. Quindi diciamo che per provare anche questi della Yves Rocher, che sono stupendi questi prodotti, mi avevi regalato la saponetta, mo mi piace da morire, adesso c'ho un problema. Come la ordino, mo che io me la so finita? Che questo era troppo bello. Poi questo qui, anti-age, l'hai visto che sono vecchiata come un macello. Questo eau de toilette è praticamente una salviettina Una salvettina di una sacchettina. profumata, sì. Questo qui è un profumo, bellissimo, bellissimo questa cosa Una qui. domanda, ma come Ah, fa a sono essere? profumi, sono salviettine che tu te lo sbracioli tutto Ah! addosso, state zitta. E praticamente questo, quindi diciamo che ho fatto Avon, ma ero anche, diciamo, intrigata, infatti avevo chiesto informazioni a lei sulla Yves Rocher, ecco. Quindi quando io comprerò qualcosa dall'Avon, cioè da me stessa, perché non l'ho fatto per vendere in giro, ma per me stessa, per uso mio personale, quando comprerò qualcosa poi ve lo farò vedere. Chiusa parentesi. Poi questo l'ha regalato a te. Per Giulia Tirate più su. Passione. riguardante la tua A. Vai, strappa. Strappa, Maria! Wow! Bello! E la mini e la cena vincente, che bello, giù! Cosa sono, mamma, tutte queste? Sono ricette. No, vabbè, carino! C'è tutta la storia di Minnie! È come fosse un Fumetto. topolino, un fumetto. È bellissimo. Che bello che è! Bello! Bellissimo, mammina. Stupendo. Poi, per Erika, qualcosina per decorare quello che vuoi. Allora, io questo l'ho già aperto, è stupendo. Già mi è venuta in mente una cosa da farci.
lo dico, cioè, io subito. Ancora no, ma tu sì, tu ancora, eh sì, questo mamma è per me. Guardate che meraviglia sti nastri, questi sono la fine del mondo, questi qui. E io già ho un'idea di cosa farne appena l'ho visti, subito mi è venuto in mente, quindi trovo che siano stupendi anche nel colore, questi qua sono bellissimi. E questi qui le ha fatti lei, sicuro, guarda che meraviglia che ha fatto. E questo sempre mi è venuto in mente una cosa quando ho visto questo, quindi è bellissimo, amore, sto regalo, questo è stupendo. Questo l'ha fatti proprio lei, mamma è bravissima. Eh sì, appena l'ho visto ho fatto track, questo ci devo fare, questo già da subito, track, già da subito. Poi siccome lei mi conosce, la schiera mi incomincia a dar fastidio, siccome lei mi conosce mi ha scritto: Erika, non piangere, nel caso usami, ti voglio bene, io te amo. E allora i fazzoletti, grazie amore, i fazzoletti non si rifiutano mai. Poi questo ho fatto un po' fatica a leggerlo perché è scritto con pennarello, allora si vede con la luce. Sì, con la luce storta, distorta. Allora, per te e per Giulia da dividere sono per decorare le vostre matite o penne. Allora, queste sono stupendi, sto sacchettino io l'ho già visto, non l'ho aperto, lo apro adesso con voi. Questo è meraviglioso, guardate che bello. Questo sono fatti di stoffa? No, no, è con la carta crepla, questo l'ha fatto lei, guarda che bello. Questo praticamente si prende la matita e si infila qui dentro e rimane la decorazione, capito come? Ah, aspetta, Allora, vedete che meraviglia? Guarda che brava. Yeah! Giulia è rimasta a bocca aperta, non parla più. Amore, questo l'ha fatto lei. È stupendo! È stupendo! È bravissima! Me ne presi ecco, ma certo, mamma! Ma certo! Cioè, per tutte e due, Giulia, stai tranquilla, mamma, ci li rivediamo, sono pari. Così non te sento più! Ecco. Quindi questo in un orecchio, mamma, abituati, questo e questo, e poi si ripetono, c'è il coniglietto e l'uovo che ho fatto vedere prima. Sei bravissima, tesoro, sei bravissima, st'idea delle penne, della matita. Ah, ti è bastato, sguardo. Poi allora, questo in assoluto, cioè questo mi ha fatto proprio piangere, mi ha fatto piangere, questo l'ha fatto lei, ve lo faccio vedere bene perché può essere proprio prendere da spunto. Lei mi ha spiegato in una lettera il significato di ogni soggetto nel, guardate che meraviglia. Allora, è stupendo, questo l'ha fatto lei con la gomma crepla. È bravissima, bravissima, ve lo voglio far vedere bene perché se può essere praticamente un'idea regalo, l'ho già detto a Valentina Vale, questo lo faccio vedere perché questo è un amore. Allora, è stupendo, è bellissimo, questo lo appendiamo subito, mamma. E poi è come fosse un orologio a cucù, questo lo appendiamo in cucina e lo mettiamo vicino a vietato gufare, ecco, perché questo penso sia proprio l'apoteosi, stupendo. Allora, siamo io, Giulia e Michele. Queste tre farfalle sono Kira, Spillo e Chicco. Questa è la nostra casa e questo è l'amore che ci unisce. È bellissimo, Mamma mia, spiegato così. Ti sei commossa, mamma? Oh, povera pallina. Io mi sono commossa prima, mamma. Ti sei commossa? Ecco, praticamente ci siamo asciugate, poverino, è commosso. È bellissimo. Poi questo, che pesa, tra l'altro, questo lo apri tu, per Giulia. Attenzione, peso un pochino e potrei rompermi. Ecco, quindi questo mi lo domando che cosa possa essere. Non lo so. Ma tu lo sai? No, cosa so? Da come lo dici così, da come lo dici? No, che non l'ho aperto per niente, ma ora faccio a sapere. La roba tua lo sai che non la so. Che carino, piano. Ah, che carino, una borsetta porta vuoto. Guarda che bello, un attimo, Maria Stuarda.
puoi, mamma, mo sei guarita, mamma, cioccolato è meglio. Ma te vuoi fermare? Me lo fai vedere? Mamma mia, oh, ma sono grosse, stova, ma Giulia, ma... È impazzita. Allora, bravissima, mo, sei bravissima. Guarda che bello. È stupendo, è bellissimo. Ma grazie, mo, quante cose, oh, sono stupende. Poi nelle uova di questi pulcini ci sono pure le note musicali. Io quasi quasi che stopperei per fargli un... Come si fa? Allora, questo adesso lo appendo subito. È stupendo, è bellissimo tutto questo, mo. Hai fatto delle cose stupende, mo. Sono stupende. Te voglio bene. Te mando un bacio. Sei stata bravissima. È bravissima, ma gentilissima. Te grazie. So. È bellissimo, te so. Te voglio bene. Ciao. Ciao, amore. Ciao. Ciao.